Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il giovedì 4 novembre, la Chiesa fa memoria di San Carlo Borromeo, vescovo. Io cercherò le mie pecore, dice il Signore, e susciterò un pastore che le pascerà. Io, il Signore, sarò il loro Dio. Ecco il servo fedele e prudente che il Signore ha messo a capo della sua famiglia per nutrirla al tempo opportuno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Preghiamo. Custodisci nel tuo popolo, Signore, lo spirito di cui hai ricolmato il Vescovo San Carlo, perché la Chiesa si rinnovi incessantemente e conformandosi all'immagine del tuo Figlio, manifesti al mondo il volto di Cristo, Signore. Egli è Dio. E vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché sia se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E tu, perché disprezzi il tuo fratello? Tutti, infatti, ci presenteremo al tribunale di Dio, perché sta scritto: Io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me. E ogni lingua renderà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Parola di Dio. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Il Signore è mia luce, mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Alleluia, alleluia. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: Chi di voi, se ha 100 pecore, ne perde una? Non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova. Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia in cielo, per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Parola del Signore. La partecipazione ai santi misteri, Signore, ci comunichi lo spirito di fortezza che rese San Carlo fedele nel ministero e ardente nella carità verso i fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Carlo Borromeo vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una santa giornata nel Signore. Pace e bene.